presidente americano Biden. Allora, chiedo intanto come dobbiamo leggere questa, diciamo, quello che è uscito fuori da questo incontro, da questa presenza al vertice, cioè che il soccorso, un soccorso ci sarà, a quanto si capisce, almeno queste le dichiarazioni riportate, volevo eccolo, che tra l'America e l'Unione Europea si deve fare un'alleanza fra democrazie, che appena potranno gli Stati Uniti condivideranno i vaccini con l'Unione Europea. È abbastanza, è sufficiente questo appena potranno? Beh, diciamo che la tua malizia nel chiederlo è già una risposta. L'appena potranno non è sufficiente, ed è affascinante un titolo in cui si scrive il prima possibile, perché il prima possibile non è un termine temporale, è semplicemente una promessa. Ci si aspettava qualcosa di più ieri da Biden, nei limiti di ciò che può fare un presidente degli Stati Uniti, che evidentemente è il presidente di una collettività e non il presidente delle ecumene. La tragedia è quando gli americani si ergono a presidenti delle ecumene, e spesso succede, c'è anche chi ci crede, ma questo è un altro discorso. Il punto è che gli Stati Uniti, per essere molto concreti, hanno 1.400.000.000 di dosi a disposizione. Ripetiamolo, perché noi qui facciamo anche fatica soltanto ad immaginarlo: 1.400.000.000 di dosi a disposizione da brevetti vaccinali americani. E la popolazione americana è, l'ultima volta che abbiamo controllato, 328 milioni di abitanti. Diciamo che qualche dose va perduta, diciamo che alcune volte ce ne vogliono due di dosi. Se escludiamo Johnson & Johnson, il calcolo è facilmente fatto. Quindi potrebbero aiutare subito. Biden ha detto: noi raggiungeremo l'immunità di gregge. Ieri si è molto vantato, è stato veramente un ostentare quasi imbarazzante, umiliante decisamente verso i paesi europei. Noi raggiungeremo l'immunità di gregge prima del previsto, entro aprile. Quindi, in bocca al lupo, ci ha detto, fino ad allora, poi da maggio arriveremo noi con il cavallo bianco. Forse, e forse qui è decisivo. Nel frattempo, tutto bene o tutto male, se non fosse che nel frattempo gli Stati Uniti premono fortissimamente sulla povera EMA, che è il caso drammatico di queste ore da ogni punto di vista, chiedendo di non approvare Sputnik V, chiedendo di non approvare nessuno dei tre vaccini cinesi. La risposta dell'EMA, ripeto, nella sua tremenda debolezza, è: va bene, facciamo quello che ci suggerite, però fate presto. Beh, ma stai dicendo una cosa molto interessante e molto forte, sono esplicite queste pressioni. Beh sì, voglio dire, il fatto che la questione vaccinale sia una questione geopolitica, come tutte le questioni umane, la questione geopolitica è sempre quella preminente. Noi in Italia fatichiamo a rendercene conto, non possiamo stupirci quando c'è in ballo la vita o la morte delle persone. La questione strategica è sempre fondamentale, la potenza è l'elemento decisivo. Se voi fate caso, l'EMA dice: noi arriveremo a valutare concretamente Sputnik entro maggio, che è il termine che si sono dati gli americani per aiutarci, ma aiutarci entro maggio vuol dire un periodo di tempo molto grande. Manca poco, manca un mese e qualche cosa. Ma un mese e qualcosa ce ne siamo non resi è, conto. Non è poco. E questo mi sembra un punto molto importante. Vorrei sentire, hai toccato insomma un tasto molto sensibile, molto forte, e l'hai detto in modo molto chiaro. Vorrei chiedere a Marta Dassù questo.